dal NAB di Las Vegas nello stand della Cartoni con Isabella Cartoni per percorrere un po', presentare quelle che sono le novità presenti nello stand. Partiamo quindi dallo Smart Pro, Isabella. Lo Smart Pro è il nostro piccolino, l'entry level dei nostri cavalletti piccoli, porta un carico da 0 fino a 6 kg. E, diciamo, proviene dalla tecnologia utilizzata nell'HIDV, che è stato un best seller per parecchi anni, e abbiamo migliorato l'ergonomia e l'estetica e siamo riusciti a contenere il prezzo, e quindi per poterci posizionare in maniera interessante anche rispetto ai nostri concorrenti asiatici, che ci stanno facendo soffrire non poco, anche se con una qualità non tanto non comparabile, esatto. L'altra novità della fiera è questo treppiede innovativo, lo Stabilo, che è un treppiede che non ha bisogno di stella e che ha delle gambe in quattro sezioni in fibra di carbonio. È estremamente leggero, pesa solamente 2,6 kg e viene equipaggiato o con una sottocoppa da 100 oppure da 75, e può quindi sopportare qualsiasi testa da 75 o da 100 mm di sottocoppa. È lo strumento ideale per le news e soprattutto per il documentarista, perché la versatilità di queste gambe è notevole. Passiamo adesso a un prodotto particolarmente importante per le dimensioni e per il peso che soprattutto può supportare. La Magnum è una testa che è la nostra ammiraglia, una testa molto grande, molto importante, che porta fino a 90 kg di peso, quindi ideale per riprese sportive o riprese in studio molto spinte. Ha un magnifico controbilanciamento perfetto a qualsiasi angolazione e dovrebbe essere, diciamo, lo strumento ideale per le riprese soprattutto sportive. IREM 25 è l'altra novità qui al NAB. Sì, questa la presentiamo per la prima volta. La IREM 25 è una testata remotata con una tecnologia che avevamo già sperimentato nella IREM 15. Questa porta fino a 25 kg di peso, quindi anche camere importanti, con un'elettronica completamente rinnovata e che può essere comandata sia da un sistema a manovelle che da un sistema palm bar oppure da un joystick. Siamo riusciti a contenere i costi in modo da poter rendere questo un prodotto interessante per vari studi televisivi e anche, diciamo, applicazioni istituzionali come possono essere quelle delle riprese dentro teatri piuttosto che conferenze.